Questa grande stella cometa alta 100 metri del peso di 88 tonnellate che esce dall'arena annuncia il Natale di Gesù e la rassegna internazionale Presepi dal Mondo, allestita all'interno degli arcovoli dell'Anfiteatro Romano. La rassegna è gestita dalla Fondazione Verona per l'Arena. Il direttore Alfredo Troisi è l'ideatore sia dell'evento che della grande stella. Dottor Troisi, è una manifestazione di fede ma di cultura di arte. Senz'altro, con questi connotati proprio di grandi contenuti artistici è diventata l'iniziativa natalizia più importante al mondo. Il successo è dovuto innanzitutto alla suggestiva e magica ambientazione dell'Arena di Verona, una collocazione insostituibile perché farla altrove la rassegna non raggiunge gli obiettivi che sono la magica ambientazione, il suo simbolo, la più grande stella cometa del mondo e poi per il numero dei presepi, 400 e opere d'arte sulla Natività mai visti prima. Giunta alla 33esima edizione, la rassegna presepistica quest'anno ospita 400 presepi provenienti da 5 continenti. L'esposizione delle opere di centinaia di artisti offre un quadro culturale e artistico della tradizione cristiana sullo sfondo di diversi contesti geografici. Inserita negli itinerari di tutte le agenzie turistiche del mondo, la rassegna del presepio, abbinata alla grande archiscultura, è diventata il simbolo del Natale a Verona. L'itinerario espositivo si apre con un presepio che si richiama allo stile settecentesco napoletano dell'artista Antonio Cantone. Questa è una delle 400 opere esposte in un'ambientazione singolare e unica, come è quella dell'Arena. L'incanto offerto da questa rassegna del presepio è il risultato di audacissime prospettive sorrette da colori naturali, da ombre e luci studiate da mani esperte di artisti e appassionati che rappresentano la nascita di Gesù nella collocazione naturale, la Palestina.